Era il 1 giugno 2017 quando Melegnano, dopo oltre 30 anni di attesa, poteva finalmente festeggiare l'apertura della caserma del distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco. A distanza di un anno e per festeggiare al meglio la ricorrenza, domenica la giornata dedicata ai Vigili del Fuoco melegnanesi. In mattinata in Piazza della Vittoria, prima l'alza bandiera e poi l'esposizione di mezzi storici di soccorso. Mentre nel pomeriggio in Viale della Repubblica, davanti alla caserma e al centro unificato di soccorso, le dimostrazioni pratiche di alcuni interventi operativi. Da gennaio al comando del distaccamento c'è una donna, Giuliana Miccoli, che ai nostri microfoni traccia un bilancio del primo anno di attività. Allora, per la precisione, il distaccamento è un distaccamento locale ed è sotto il comando provinciale di Milano. In un anno di interventi abbiamo fatto oltre 300 interventi, in questo momento abbiamo un organico di 34 vigili e operiamo quasi esclusivamente nei turni notturni nel fine settimana, perché abbiamo ancora un organico carente per poter coprire le 24 ore. Melegnano ha una competenza in un territorio che ha un bisogno estremo di questo servizio in maniera capillare, per cui il nostro arrivo è stato festeggiato molto positivamente, devo dire. A proposito di bisogno, quindi cosa bisogna fare? Chi eventualmente vuole entrare a far parte come volontario? Ricordiamo, perché questo è un corpo volontario di Vigili. Allora, il corpo è il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Noi siamo la componente volontaria, che è una componente normata appositamente. La trafila per entrare e diventare volontario è una trafila legata a quello che prevede il Ministero, per cui ci sono delle visite mediche che determinano se la persona è in grado di poter svolgere questo ruolo. C'è un arruolamento vero e proprio, c'è un corso e tutta, diciamo, una trafila burocratica molto rigida, quindi la domanda va inoltrata al comando provinciale di competenza, in questo caso comando provinciale di Milano. Allora, lei è anche una delle poche, forse l'unica donna della provincia di Milano a capo del distaccamento, di un distaccamento. Sì, Melegnano detiene questo primato di aver avuto la prima donna capo di distaccamento, sicuramente della provincia di Milano, forse della Lombardia, ma per il resto non sono a conoscenza comunque. Purtroppo la giornata è stata interrotta bruscamente dal pauroso incidente occorso a un'autopompa che, nel tentativo di simulare un intervento sul piazzale, si è ribaltata, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti, ma con tanta paura. In serata poi l'intervento di un autogru, sempre dei Vigili del Fuoco, ha permesso il recupero del mezzo.